Benvenuti sul canale Pirata RB. Oggi affrontiamo uno dei casi più scioccanti della cronaca nera italiana, l'omicidio di Sara Scazzi. Un evento tragico che ha sconvolto l'Italia, alimentando discussioni sulla giustizia, la privacy e il sensazionalismo mediatico. Esploriamo insieme questa vicenda. Chi era Sara Scazzi? Sara era una ragazza di 15 anni di Avetrana, solare e amata da tutti. La mattina del 26 agosto 2010 uscì per andare dalla cugina Sabrina. Non sarebbe mai più tornata. Chi poteva immaginare che quel giorno avrebbe segnato l'inizio di un incubo per la sua famiglia? Sabrina Misseri e il legame con Sara. Sabrina, cugina di Sara, era una persona importante nella vita della giovane. Condividevano sogni e segreti, ma le tensioni crebbero per via di Ivano Russo, il ragazzo al centro di un triangolo di gelosie. Gli investigatori suggerirono che la gelosia di Sabrina potesse essere un motivo chiave del delitto. Cosima Serrano, la figura autoritaria. La madre di Sabrina, Cosima, era vista come una figura potente e riservata, che esercitava grande controllo sulla famiglia. Accusata di complicità nell'omicidio, il suo ruolo ha sollevato molti interrogativi sulle dinamiche interne della famiglia. Michele Misseri e la sua confessione. Lo zio Michele Misseri confessò l'omicidio, rivelando di aver nascosto il corpo in un pozzo. Ma le sue versioni cambiarono spesso, creando ancora più confusione. Era davvero il colpevole o c'era altro dietro? Ivano Russo, il ragazzo che entrambe le cugine sembravano ammirare, negò qualsiasi coinvolgimento romantico con Sara. Tuttavia, la sua figura resta simbolica nel triangolo di emozioni che avvolse la tragedia. La madre di Sara, Concetta, è un esempio di forza straordinaria. La sua compostezza durante la ricerca di sua figlia e il processo ha colpito il cuore di tutti. Il momento in cui scoprì la morte di Sara in diretta TV scatenò critiche sull'etica del giornalismo. Il 6 ottobre 2010, Michele confessò, ma le sue dichiarazioni mutarono. Sabrina e Cosima furono alla fine condannate all'ergastolo. Il processo portò alla luce inquietanti dettagli e scatenò un acceso dibattito mediatico. Il caso di Sara Scazzi è un triste monito sulle complessità dei legami familiari. Ha anche sollevato questioni importanti sull'influenza dei media. Se volete approfondire altri casi di cronaca nera italiana, iscrivetevi al nostro canale e non dimenticate di commentare.